C'era una volta, in un paese di montagna, migliaia di chilometri dalla civiltà, un bambino di nome Goku. Egli viveva lì, da solo, ad allenarsi ogni giorno nelle arti marziali, finché la sua vita non prese una direzione del tutto nuova con l'arrivo di una ragazza di nome Bulma e della leggenda delle sette sfere del drago. Advance Adventure è un gioco in 2D sviluppato per Game Boy Advance nel novembre 2004 dalla Dimps, ovvero gli sviluppatori che hanno creato anche la serie Budokai, Infinite World, Burst Limit e la serie Xenoverse. Il gioco non ebbe molto successo come gli altri citati per il semplice motivo che per la Game Boy Advance ci furono una miriade di giochi che uscirono nello stesso periodo. In questo modo il gioco, presentandosi non come un vero innovatore, passò inosservato. In realtà il gioco è più innovatore di quanto si pensi, per vari motivi che passano dalla grafica allo storytelling di cui parleremo. Il gioco si presenta come un action a tratti picchiaduro che narrerà le gesta di Goku nel primo arco narrativo della serie, ovvero dalla saga di Pilaf e della ricerca delle sfere fino a quella del grande mago piccolo, saltando quindi il 23° torneo mondiale di arti marziali. Potremo rivivere i momenti epici della serie come la prima apparizione del drago Shenron, la prima Kamehameha, i mitici tornei mondiali di arti marziali e tanto altro ancora. Inizialmente il gioco presenterà poche modalità, la modalità storia, quella duello e quella multiplayer. La modalità storia, dove appunto potremo rivivere le vicende del manga, comincia con l'incontro tra Goku e Bulma. La cosa interessante che possiamo osservare è il modo in cui è narrata, si ha a che fare con una pixel art impeccabile, sia nella realizzazione e nelle animazioni dei personaggi che nella realizzazione dei fantastici paesaggi di Dragon Ball, come la Kame House o la Torre di Karin. La storia inoltre viene narrata molto fedelmente rispetto a quella originale. Nella modalità storia si potrà andare avanti tramite uno scorrimento orizzontale, affrontando varie difficoltà in maniera completamente diversa da altri giochi che allora uscirono di Dragon Ball, come Dragon Ball Buu Fury o Dragon Ball Legacy of Goku, poiché Goku e gli altri si muovono e reagiscono in maniera molto naturale. A differenza di questi ultimi giochi, Goku fa tante cose, corre, salta, usa il bastone, sia contro i nemici che in maniera strategica, per attraversare luoghi che si trovano in posizioni lontane. Gli stessi nemici, seppure con poche e quasi sempre le stesse mosse, reagiscono e attaccano Goku in maniera abbastanza fluida. I boss invece si presentano più interessanti, perché vengono battuti nello stesso modo in cui venivano battuti nel fumetto e nella serie animata, oltre a presentare più mosse spesso imprevedibili. La modalità duello non è altro che il lato picchiaduro del gioco, dove appunto potremmo affrontare delle vere e proprie battaglie contro la CPU, oppure con un altro amico se collegato con la sua versione di gioco tramite un cavo Link. I cavi Link, la vecchiaia. Le battaglie sono state realizzate perfettamente, tant'è che sarà difficile stancarsi di farle. Per poter superare la difesa dell'avversario si dovrà esaurire la sua barra impeto, così da poter infliggergli danni e magari trasformare la nostra combo in una aerea. So che cosa state pensando, che è il solito titolo dove chi si butta per primo vince, e invece no, ed è proprio quello il bello. Le battaglie sono studiate per permettere al giocatore di annullare del tutto un danno tramite un apposito comando da poter usare al momento giusto, così da poter rispedire al mittente il doppio dei danni nel caso di una sua disattenzione. Ci saranno tantissimi elementi, o meglio delle tantissime chicche, che faranno strizzare l'occhio al fan di Dragon Ball e gli faranno apprezzare di più quest'opera. Innanzitutto alcuni personaggi avranno delle mosse speciali prese direttamente dal fumetto, che potranno utilizzare una volta riempita al massimo la barra dell'aura. Goku avrà la Kamehameha spinta, Teshian, il Kikou e così via. Altre bellissime chicche saranno l'abilità di planare di Goku o quella di gonfiarsi di Krillin, così come accadeva nel fumetto. Sono proprio queste piccole cose che ci fanno capire che i creatori del gioco sono dei veri fan di Dragon Ball. Andiamo, quanto è bello planare per la mappa con Goku come un cretino. La cosa bella è che una volta conclusa la storia si sbloccheranno altre modalità. Tutto ciò renderà il gioco ancora più longevo di quanto si possa credere. Non vi dico nulla per non farvi spoiler, ma vi dico solo una piccolissima cosa.
Una di queste modalità ci permette di giocare perfino nei panni del mostro Jiran. Ditemi in quale gioco è possibile giocare con Jiran. Ditemelo! Quindi ci sono tante piccole cose che ci faranno apprezzare di più il gioco. Sono quei piccoli dettagli che fanno la differenza. Ricordate il video del dettaglio? Qui tutto questo discorso viene estremizzato. Pensate che ci sono ben 4 tipi diversi di Kamehameha a differenza dell'aura del nostro piccolo protagonista. Come succedeva nel fumetto, può roteare velocemente il bastone per respingere i proiettili, allungarlo per scalare pareti rocciose, oppure agitarlo contro i nemici. Perfino il modo in cui cammina e corre è stato riprodotto fedelmente. Queste sono tutte cose che in giochi come Blues Fury o addirittura Xenoverse non esistono, e sono proprio queste cose a rendere questo titolo differente e migliore rispetto a molti altri. Andando avanti nell'avventura potremo svolgere diversi minigiochi, come ad esempio acchiappare Karin sulla sua torre, oppure raccogliere dei collezionabili rappresentati dagli oggetti del fumetto. Un esempio è la parrucca di Jackie Chan. Ve lo ripeto anch'io, ditemi in quale altro gioco è possibile fare una cosa del genere. Il modo in cui ci si approccia al gioco è cambiato, infatti Dragon Ball Advanced Adventure un tempo veniva visto come un gioco al pari di Pokémon Smeraldo per la quantità di materiale che presentava. Adesso invece viene criticato per le poche cose e per la storia breve. In realtà dovrebbe essere apprezzato per questa sua semplicità e per la sua breve durata, proprio come si apprezzano al giorno d'oggi i giochi indie. Quindi mentre prima le persone lo apprezzavano come un gioco a grosso budget, ora invece lo dovrebbero apprezzare come un gioco indie, approcciandosi a lui proprio in questo modo, ed in questa ottica è uno dei titoli più belli. Il titolo quindi è invecchiato bene, ma non si può fare il confronto con giochi del calibro di The Witcher 3, Bloodborne ed altri giochi moderni. Non perché sia inferiore a questi, ma perché questo genere di giochi si rifà più al mercato dei giochi indie, ovvero sono titoli che come peculiarità hanno il mettere al primo posto il fattore semplicità, fattore che ti dà l'impressione di poter sviluppare anche tu un gioco del genere. Questo è il modo diverso in cui andrebbero viste queste opere. Come abbiamo già detto prima, il gioco si presenta con una pixel art impeccabile per molteplici motivi, che ora vi diremo. Innanzitutto per la fluidità. I personaggi hanno tantissimi frame che li rendono fluidi nei movimenti. Pensate addirittura che restando fermi vedremo Goku respirare e muovere la sua coda, facendolo sembrare davvero vivo nelle nostre mani. O ancora, caricando una Kamehameha, possiamo vedere l'energia accumularsi nelle mani di Goku per poi essere sprigionata con potenza, non sembrando quindi solo una linea colorata. Dunque, anche nella pixel art c'è un'impressionante cura per i dettagli. Altri esempi lampanti sono le animazioni di Goku e dei suoi nemici quando vengono colpiti. Quel che possiamo subito notare è che la loro espressione ricalca profondamente quella del fumetto, sembrando quasi disegnata dallo stesso Akira Toriyama. Infatti i nemici avranno le tipiche pupille che strabuzzano una volta colpiti. Oltre che nei personaggi, la resa grafica è meravigliosa per le ambientazioni. Vari esempi sono il Monte Paus con la casetta di Goku, la Sacra Terra di Karin e il Torneo Tenkaichi. Sono tutte ambientazioni ben realizzate, ma soprattutto coerenti con il mondo di Dragon Ball. Altrettanta cura è presente nei dialoghi della modalità storia, con molti faces differenti creati nello stile dell'autore originale dell'opera, atti a trasmetterci le diverse emozioni dei nostri protagonisti, oppure nei momenti più importanti con vere e proprie immagini o animazioni. Sembra un paradosso, ma stiamo parlando di una così grande opera in una trasposizione videoludica così piccola, piccola appunto quanto il palmo di una mano. Siamo davanti a, come suggerisce il titolo, ad una lunga avventura avanzata, avanzata appunto nella sua cura e realizzazione dei dettagli, dalla più nascosta citazione al manga di Toriyama fino alla meccanica di gioco più semplice, intuitiva e divertente. Stiamo parlando così tanto tempo di un'opera che a prima vista può sembrare scialba, ma sicuramente avrete notato che invece non è così. Purtroppo però per questa fu scambiata tempo fa nel mondo videoludico, ma noi siamo soliti dire di guardare oltre ciò che sembra, quindi invitiamo tutti coloro che non l'hanno fatto a gustarsi quanto prima questa versione dell'avventura del giovane Goku. We'll be right back.
è la stessa parte, cioè mo adesso che stai per leggere, è un altro pezzo proprio, o fa parte dello stesso pezzo, è un sottopezzo, insomma, dirti, di un unico pezzo grande. Vabbè, Fai vedere che stai, mo che devi fare, fammi vedere che devi fare. Lo so io cosa devi dire, lo so cosa devo dire. È finito. Lo so cosa devo dire. Finito. They are AGO and BOLD! Combatti per trovare MDGM, che non è mai disponibile per i video MDGM. Per questo escono in ritardo. Tipo, muoviti Peppe, arriva a mezzanotte. Go!